Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questa nuova puntata di MotoPico Simulator. Dopo molto tempo siamo qui per fare qualche altro video. Allora, siamo in compagnia di Buldir, A tutti. Ciao Casi e a tutti. Ciao Edo. a tutti. Abbiamo fatto gli ultimi due acquisti di questo Allora, gioco, ovvero il pianale super mega ribassato e la, diciamo, la gru cingolata, quella praticamente la gru col gancio, la gru col numeretto, quarto numeretto. Allora è arrivata a casa praticamente la gru così smontata, quindi adesso noi dovremo montarla. Adesso vediamo un attimo praticamente anche come montarla. Adesso bisognerà vedere un secondo. e Allora, magari evitare di smontarla ancora di più. intanto magari la piazziamo. Però non ci danno neanche un punto sopra dove piazzarla. Non la mia testa, grazie. Allora, sopra la testa è Buldir. Aspetta che la giriamo un attimo. No. Abbassiamo con Spingimi verso il Vim. camion. Fiamma. Siamo. Ecco, giù Ok, così. ragazzi, adesso Bom, bom, vai. dopo che abbiamo comprato queste. Biga. Madonna, ma che Bravo, roba. fare a Ma Caene. che roba, neanche fosse E un... forse i cingoli che sta passando. No, io ti pensavo, ma peccato come montarla, Mi sa che vabbè. andavano prima i cingoli e poi il resto, perché vanno messi qua dietro, mi sa. Si sanno bene qua. No, più che altro non è che viene fuori un simbolo che dici, boh, la monte, si vede che in base al, diciamo, al tipo di lavoro, dopo magari ci danno per montarla. Beh, noi Manca solo adesso un dobbiamo problema. piazzare i cingoli, beh, catemo spazio neanche proprio parte. Dei frachi qua dietro, dei cattiveria, senza far volare niente, mi raccomando. Metti sopra, metti Guarda, si carica No, che stava storta, da mamma. Drio qua, c'era. Cioè Occhio, occhio, che spazio qua. carichiamo. Non Carichiamo i cingoli. mollarli. Ho appena detto non mollare, tu qua mai dei cattiveria. Oh, Madonna, Che sei si bella, sei incappea impegnata. tutto Sei qua. Non sei pesa. proprio il Perché metodo giusto. Mino, come hai visto caricare i cingui sulla macchina? Cioè, perché Sei sempre se sotto. nessuno sa. Comunque vedete qua c'è proprio il simbolo della gru per terra, no? Quindi dovrebbe. Infatti. È il punto dove magari compare. Non è che magari non serve neanche caricarla. Vabbè, dopo sicuramente Bastava. sull'area del cantiere arriverà magari la zona per andarla a piazzare. Ok. Tiriamo sull'altro cingolo, dopo vediamo di iniziare il lavoro, faremo a pala eolica e dopo per ultima, come video conclusivo, diciamo, di questo gioco, vedremo di fare il ponte Con e così via. calma il cingolo, non sta a disfarlo. Se no, Guarda no. che se si ribalta il camion, prendi un par di acqua il camion e ti faccio capire che non te che gli a fare. Marco, sei E Udo? no, non so il metodo giusto per caricare. No. Là. No, als. Ma se dai, guidiamo gli altri, ti dai, oggi. caricavi di traverso, dai, Destra, destra, e ora destra, fai destra ruotare mia. il cingolo di 90 gradi. Allora, Ok, aspetta un giusto così. secondo. No, Aspetta un no, no. secondo. Mi Fa ruotare il cingolo di 90 gradi, dai. te ruoto 90 gradi. Podoa. No, no. Marco, ti ho No, sentito che no. rivelazioni No, sconcertanti. alla tua sinistra. Aspetta che. Per me Marco è un gruista No, col dito da sinistra, alla Duskei tua sinistra. No, là. No, va bene Va. così. No. Caia, Dai che giro di 90 sgancio. Oh, gradi. parecchio del Falligallo. Pronto? Vai. No, che sta, non sta, non Merda, sta. merda, merda. No, no, no. Scampatevi in bagno. Ma... Tu È troppo alto. È troppo giri di alto. 90 Dovresti gradi, te metterlo lo metti qua leggermente davanti, a va. destra. Te dovresti metterlo al lato del cingolo. Marco? Allora mettiamo giù qua il Bravo. cingolo. Aspetta Bravo, che. Metti bambino. qua davanti dove che sono io. No, Non che Marco, sta metti là. dove che sono io. Non che sta. Un po' più avanti, Liga, liga! noi Liga non tutto! è, ma non me lo fa perché è No, agganciato parte del male. carico è fuori dal Maledetta parte del stake. carico che è fuori. Dove c'è lo Siete buoni ad usare scancio? sta gru oppure no? Cingolo. Perché qua Vai, con i visuali, i su ancora. comandi, così. Impara a usare i visuali giusti.
Era sposta avanti, proprio avanti il cingolo, il cingolo. Vabbè ragazzi, aspetta, vedremo di fare il carico, sennò qua vi foro troppi minuti di video. E allora ti dici che qua non che sta. No, va più indietro. Vabbè, vedremo di piazzarlo. Indietro o davanti, dipende che visuale che te adotti. Fermo lì che casi no, casi. Oh, buon, perfetto. Bene, chi se ne frega. Allora inviamo anche il lavoro. Lavori speciali, turbina eolica. Allora dobbiamo parlare con capomastro, comprimere l'area, procurare un bel po' di roba, degli elementi della turbina, ingranaggi, eccetera eccetera. Insomma, ne abbiamo da fare finché vogliamo. Accettiamo il lavoro. Bene, dai che andiamo. Allora parla con capomastro, intanto andiamo a parlare con capomastro. Voi inviate, pare che non è qua. Va a fan bravo anche a capomastro, una volta le qua, una volta le idea. Vedete che bacio. Bene, ripieghiamo la gru. Piano piano con quel rimorchio che è tutto nuovo. E sai che mi freni so usarli poco, i zerotti anche. E vedi di andare con cautela. Forse che vorrei anche la scorta. Adesso arrivo mica qua a scorta. Anzi, è che c'è un problema. Passo ma è appena sotto i semafori. Orco. Beh, vedi diciamo di trovare più spazio. Dai qua che serve il rullo per compattare. Dai Edo, dai. Sono un po' rugginio, amico. Sì, è un bel po' di tempo, ragazzi, che non giochiamo a Motopicking qui. Allora... è stato anche richiesto, quindi ho detto, ma sì, dai, facciamolo. È stato richiesto, questi saranno ultimi due video, due, tre video, anche quattro forse. C'è un piccolo problemino. Dopo Mari potrebbe esserci qualche video. Non ci fa il semaforo, quindi ma se forte. No. Aspetta che ti spingi un po' in drio. Aspetta un secondo che provo a fare una roba. No. Ok, boom. Bene. È tutto come una volta. Vedi di semmai di evitare i semafori, per piacere. Allora, aspetta che faccio una manovrina. Ah, eccoti qui Marco. Avrai sicuramente notato il parco eolico in via della realizzazione sul litorale. Certamente. L'altro giorno ho letto qualche notizia sul giornale. L'impresa di costruzione ha fatto il passo più lungo della gamba e sembra che abbia dato forfè la settimana scorsa. Ecco, quindi adesso tocca a noi. Bene. Libera l'area di costruzione. Ah, Zaghimo a liberare l'area di costruzione. Non fuori a parcheggiare, che già mi tocca. Neanche ora a parcheggiare, che mi tocca già andare fuori alla ricostruzione. Comunque, no, bisogna compattare adesso tutto quanto col rullo. Quindi, aspettiamo il rullo. Non so se abbiamo fatto bene o male a caricarlo. Che tirano sbarro, Marco. Ah, sì, Marco, l'immigrato che tirano sbarro. No, aspettate un secondo, che sto ammirando il carico eccezionale che abbiamo fatto qua. Aspetta che ammiro anche il motore fuso di Casi in salita. Guarda che carico. Comunque dobbiamo liberare poi la gru da qua, perché su sto pianale ci dobbiamo mettere gli elementi della torre, quindi servirà spazio. Sì. E quindi stasera faccio i trasporti. Sì. Bene, attendiamo il rullo. Se arriverà. Se arriverà. Arriva. Allora, intanto si arriva a pompa il calcestruzzo. Aspetta che mi scanso. Perché si arriva a pompa il calcestruzzo? Perché serve, dopo serve pompa il calcestruzzo. Manca anche la betoniera. Ci portiamo qua un po' di mezzi, attrezzi e cose varie. Montiamo la gru. Sì. Prepara intanto. Ok, è arrivato il bulldir. Qui noi abbiamo ultimato il lavoro. Abbiamo compattato tutto, rilasciamo l'area qua di costruzione. Vabbè, vediamo adesso cosa dobbiamo fare. Parcheggiamo il rullo e siamo a posto. Adesso vai, comprimi l'area evidenziata nel sito di costruzione. Ho appena fatto, perché non si era completato tutto qua.
Perché siamo gli altri in mezzo, perché poi danno gli altri posti per scaricare. Però non me dà libera. Aspetta un secondo. Da notare si la libera l'area di costruzione, piattaforma di perforazione, rimorchio, binario di bersato, Marco e camion. E non ci sono. Che camion? Mattarello, 10.000 euro pregi. Oh, bene, adesso deve entrare in azione a Trivella. Oh, ma perché rimorchio mi vado a cue? Oh, adesso possiamo vedere Edo, adesso noi faremo i supervisori del lavoro che farà Edo. Tanto vuol dire tu potresti andare a prendere scavatore, no? Che dici? Invece di star qua a bagolare per niente. Dai, ciò. Fai notare la macchina. Via. Su guardrail. Sì, ho stato ripreso tutto. No. Io non c'entro, sono innocente. Ah no, ti sei innocente, ti sei sempre innocente, tia. Io. Certo. Edo, ce la facciamo, libretto di istruzioni. Pian pian. Dai. Bene. Qua, dai qua che vuoi triveare come in. È che il tempo di skate. Teoria una grueta per far prima. Che ora l'uno ga, l'uno ga da spostarsi. Gol, mi manca. Prova a schiacciare. Vado su sul coso. Ehi, Marco. Oh. Ti vai su mezzi. Grucingolata e te clicchi pa sola. Aspetta un secondo, perché guarda, grucingolata qua. Cos'è il coso ancora sul, sul pannello a sinistra? Ah, c'è ancora un mistero sta grucingolata qua. Comunque. Va su in alto a sinistra. Piattaforma di perforazione e rotazione sta lavorando. Grucingolata, serve la chiave. Non, nessun capomaster è disponibile per dirigere questo lavoro. Ah, ci serve pure un capomastro per dirigerla. E allora è il gioco che dopo ce la farà montare. Ecco qui trivellazione in atto. Per piacere, a trivella deve girare nel senso adeguato. Dai, sfonda sta trivella, sennò trivemo mai qua. Dai, tira su sta trivella, tutta piena. Tira su un po', sgorla. Dove c'è il tubo qua da buttare dentro? Edo, ce la facciamo? Oh, perché non sono... Amo. Abbiamo dato sgorli tutto. Aspetta che mi serve una gru qua, ragazzi. Dai, dai, calma. Arrivo. Dai. Qua che te fa andare su il paio centrale da Trivea, no? Quello per incastrare il tubo. Ah, qua l'operaio si è sbendegato come usare la macchina. Con te catà il petrolio, chiamami che ho autore e pompe. Ah, mica. Hai detto quanto fondo che andare. Guardate, mi ha piaciuto il tubo prima. Ah, signor Benedetto. Dai qua con sta gru. Con te vieni su, giro contrario. No, se no te la scritta sotto o no? Oh, finalmente ha preso. Guardate, sgorli destra e sinistra, destra e sinistra. Permesso. Avanti stesso. Dai qua, dai qua, dai qua. Verso di me, verso di me, verso di me, boom. Per fora. Alza, alza, alza! Pare che rasa del mestiere. Edo, Biote, vai a fare un corso di aggiornamento qua a trivellazione dei pozzi petroliferi, Perché non va bene così. Per fora, se che altro lei con gru in mezzo. Dai, avanti, ma sempre, sempre scuse. Te scuse che non ti sei buono usarla. Casa Trivea! Alleluia. Agate a collegarlo prima. Guarda, mi spacca il tubo sto qua. No. E addio, facciamo che gru.
No, che altro senso? Tocca anche il segnale qua, quella è destra e sinistra. Bene, boom, massa, se no va sotto massa. Canza. Guarda che mistero. Vabbè ragazzi, adesso vedremo tra un paio di giorni di aver ultimato anche questa. Ma che robe, lo fate con calma. Trivellazione. State bene, Puito, 9 oggi. Sono se sei. Allora ragazzi, oltre a Buldiri che mi aveva rovesciato qua a trivella, abbiamo ultimato la trivellazione dei 4 pilastri. Adesso bisogna andare a piazzare, gettare il calcestruzzo. Si può fare o con la pompa o con, direttamente con la betoniera. Noi facciamo direttamente con la betoniera. Ora vediamo di mettere a posto qua la trivella. Perché con un gancio che mi persegue? Questo è il gancio fantasma. Dai, per piacere. Bene, vediamo di gettare. Intanto vediamo, piazziamo qua in mezzo. Dai, Podo, dai. Ehi, buono. Manco se devo beccare buso, sì. Oh, non devi sprecare calcestruzzo, mi raccomando. Podo, non sa gettare. Non hai spazio per scendere, ma va, fa un bravo. Mi sono finito dentro, okay. Scavo. Dai, dai, butta cemento, butta cemento. Butta, butta betonata. Adesso, butta, butta, butta. C'era, c'era tutto, sei mia giri a girare betonata per forza. Sterza una cianta qua, dentro. No! Sono caduto anch'io. Dai, guarda, che ci mettiamo tutti do. Guarda che razza e lavori. Oh, vai che t'ero sotto anche a te. No, è transenne qua, è sicurezza, cos'è ora? Buonanotte, non vedo niente qua. Guarda, pare che sia Drio galleggiare sull'acqua. Non stai a cosa sconcendo. Quando sei che mettiamo su? Dopo mettiamo su. A fine serve per mettere tutte le parti del... Aspetta un secondo. Dai, Podo! Oh, ma quello schifo qua riempio o no? Sì, vuol dire, dai, bisogna... Guardate, getti meglio. Ma che vuole l'eternità? Ma lei è pien! Basta! Pien? Si impiena tutto! Vabbè ragazzi, vediamo di riempire gli altri tre e dopo vediamo cosa dobbiamo fare. Comunque serve un altro capomastro per poter montare l'ambaradown di gru qua, quindi dopo andremo a richiedere un altro capomastro. Allora è comparso qui praticamente la zona, il basamento della pala eolica. Dai Marco, e... stasa. Dai. Aspetta che stasemo. Aspetta. Vuol dire getta pui, non devi di qua, sei ancora fuori ai reti. Buttati a spostare il cemento. Vabbè dai, andiamo fuori che completiamo. Ullala. Ma il cucane. Porca vacca. Porca vacca. Adesso arriva il bello. Adesso dobbiamo procurare i quattro elementi della intanto i quattro elementi base della nostra pala eolica. Allora serve il rimorchio, quello grande blu, che adesso vedrò di prenderne il comando. E qua, benissimo, dai che andiamo. C'è già Edo, vuole noleggiare un mezzo, gli dai il permesso? No, ma serve per portare via roba. Ma che, abbiamo tutto qua. Dai che andiamo. Mi carico già col camion. Aspetta perché il rimorchio qua, guarda che rode che... Marco! Ehi! Montiamo l'auto gru prima. Ma manca il capomastro, adesso vedremo. Il capomastro? Intanto portiamo qua gli elementi, dopo vedremo da farsi. Ma sai cosa che mi vuoi scaricare avanti in drio con questa? E allora bisogna andare a prendere il capomastro. Allora andiamo, beh intanto vado in fonderia, ti sta qua e dopo andiamo a motore capomastro. Parlo per rece? Sì, adesso voglio parlo per rece, devo muoversi. Cosa deve succedere qua? Vara grasa lavori. Oh bene, abbiamo richiesto un altro capomastro. Ora è partito qua tutto l'ambaradan per
spiazzare e montare la gru, perché o è un capo mastro, no, per assemblare due cingoli e una cabina. Gira. Qua sto marchingegno del Liber. Vediamo di metterlo in uso, perché così un autogru sta al praticamente alla fonderia e l'altra. Oh, bene. Dai, due cingoli. Sta di fatto che manca il braccio superiore. Vabbè, dopo vedremo di trovarlo. Magari compare a casa, chi lo sa. Oppure compare già direttamente sul punto interessato. Adesso qua, lato interno, lato esterno il cingolo. Bisogna un attimo. Cos'è il sinistro? Questo caso è il sinistro, sì. Cala. Un po' più a sinistra, se no te me cicchini. Specchietto, il sinistro che te me cicchini. Addio, specchietto. Specchietto, cicchini. Bene. Mettiamo giù l'altro cingolo. Sì, ora. Tom, ma chi c'è che niente mi... Stai buono un secondo. Carica di caricare i tubi. Appena si libera l'autogru dal, perché bisogna piazzare qua sto ambaradan. Leva, gira, piazza e siamo a posto. Sta mega gru qua che dopo monteremo la nostra pala eolica. Casi. E il cingolo è nuovo. Cala. No, sono verso ET, verso ET. Bene, sgancia. Oh, bene. Compito 4. Manca un peso. Ok. Oh, che bello. Oh, cacchio. Che mi ha trasferito qua a casa. Io vorrei saperlo. Comunque, io sono qua. No. Lei non ha ancora capito cosa che sta per. Oh, yeah. Madonna, va, che bestia. Sì, ma non va neanche in moto. Guarda che razza de gru, guarda che razza de roba. È cesso tronico. No, questo non è mio, è un cesso tronico. Non ho in mente cosa fare. È un po' lì. Mamma che linda casa. Vabbè, autogru in direzione. Caricare, dai. Tanto noi vediamo di piazzarla. Aia. Sì, ma non fa neanche rumore, niente. Sto su qua è sempre un po' bagà. Ma sei elettrica? No, ne fa, solo che è talmente lenta che non fa neanche casino. Vabbè, vediamo di posizionarci in modo tale da riuscire a prendere tutti i vari elementi. Stanno arrivando con un doppio carico addirittura. Aspetta che mi alzo un attimo qua il gancio. Avanti. Stia un po' più verso la zona da posizionare le cose. Ok, dai. Ci sto. Bene. Di morchio lo dio. Mi spero. Bene, il primo. Io dal via rimorchio, addio. Ora vediamo di innalzare un po'. Vedete, devo anche girare il carico. La gru qua, gru nuova, devo ancora imparare a utilizzarla. Porca roba. Porca roba. Ho ancora finito di leggere il libretto di istruzione, quindi stai buono. A me a sta ora l'avevo già finito. Tu hai già capotata. Te pareva che io ti girare la parte sbagliata. Ah, ma c'è poi una sberta che mi si. Bene, primo elemento è andato. Secondo elemento forse andrà. Secondo elemento, Cucano, sono arrivato al limite.
Ecco, perfetto. Allora, questa è la parte più corta, questa è la, cioè, stretta, questa è quella più larga. Aspetta un secondo che mi guardo, mi osservo il gru del basso. Ah, è razza de belva de gru. Quindi questa è la parte piccola. Oh, io vergine. Questa è la parte più grande. E andiamo a caricare il resto. Vabbè ragazzi, io direi che girala. Bisogna anche girarla verso sinistra. Sinistra. Direi che intanto per cui sta prima parte, diciamo, del di questa puntata di Motopico è tutto, e dopo ci vedremo. Vatti giù un po' più a sinistra. Sì, sì, stavo prendendo un po' di Marco. Abbiamo problemi strutturali. Vedo. Ok, piazzato. Vabbè ragazzi, questa parte, prima parte del video è tutto. Ci vediamo con la seconda parte, e perché altrimenti qui il video viene troppo lungo. E perciò commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, tenetevi pronti, che qua la gru vista in tutta la sua maestosità e potenza, tanto per farvi capire. E bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.